Ciao a tutti, questo è il mio nono vlog e oggi vi racconterò un po' cosa faccio. Allora, intanto adesso è ora di pranzo e sono da mia nonna. Oggi pomeriggio io e la Gloria, che ovviamente anche lei ha il canale, troverete sempre il link qua sotto, e andiamo a Vicenza, a Torre di Quartesolo per la precisione, alle piramidi per vedere i Pampers. E poi stasera andiamo al cinema a vedere La risposta è nelle stelle. E non vedo l'ora perché tipo aspetto da una vita di vedere quel film. Quindi direi che ci sentiamo dopo, appena magari ho finito di truccarmi, così vedete, non vedete più questa faccia da mezza zombie. Bene, ciao a tutti, allora sono appena arrivata a casa e adesso sono pronta, come potete vedere. E adesso sto aspettando la Gloria, quindi attendiamo che arrivi. Bene. Risalve. Ciao, eccoci a un altro nostro nuovo video. Siamo sempre in macchina, come al solito. In macchina. Oggi usciremo, non so ancora dove andiamo. Dove andiamo? È una sorpresa. No, vabbè, adesso, se volete ve lo dico. Se no, in caso lo dici dopo, così... Ok, diciamo che ho fatto una sorpresa, lei non sa dove andiamo. Guida lei, però parlo io, capito? Cioè, mi fa faccio da lei, navigatore. Esatto. Ecco. E niente, sarà una sorpresa. Vi dico solo che sarà una lunga giornata. Molto lunga. So solo che andiamo al cinema stasera. Almeno di a vedere cosa. La risposta è nelle stelle. Yes. Io la il nuovo film di Sparks che hanno detto tutti che è tipo fa piangere. Va bene. Sì, ma tu ti prendi... Ci sei. Vuoi acqua? Gli Sparks fanno piangere. E niente, adesso direi che possiamo partire. Sì, perché stiamo morendo un po' di caldo. Mm-mm. Sono 33 gradi. Sì, più o meno. Ecco. Più afa. Io mi sono già gonfiando i capelli. Più afa, il che significa che saranno almeno 35. Esatto. Oggi adesso mi faccio una coda perché sto morendo di caldo. Ci sentiamo appena arriviamo nel posto che nessuno sa. Il posto che solo lei sa. Vedrete dopo, in anteprima. Quindi a dopo. Ciao. Soprattutto ce la prendiamo con la mamma. Mamma, sono nato io. Ho detto io e tuo padre. C'è l'unico applauso sulla mia mamma zoccola, fatemi capire. Doppio. Si vede che la conoscono. Da Torino, la fama. Sì, arriva. Va bene. Comunque, visto che il clima a casa non è dei migliori, decidi che i tuoi momenti di intimità li andrai a cercare con la tua fidanzata, ma fuori di casa. Quindi la porti al cinema, scegli un film romantico. Nel momento in cui i due protagonisti si baciano, tu decidi di baciare per la prima volta la tua fidanzata. Tanto se la scena è perfetta, la colonna sonora è perfetta, la musica è perfetta, è tutto buio, non c'è nessuno che vi potrà dare fastidio. Pisani. Pisani, cosa fai? Rimani al cinema? Portami il diario. Ma cosa fa? Mi segue al cinema mentre li... Ma non c'ho il diario! Ah, non hai il diario? Ma certo che non ce l'ho. E allora ti faccio la nota su registro. Si porta sempre il registro dietro. Lei. Certo, metti che ti incontro. Così per sicurezza. Va bene? Pisani. Va bene? Limone al cinema. Sì. Con un cesso inchiavabile. Va bene, questi sono giudizi suoi che... Oh mio Dio, che cosa le è successo, povera ragazza. Ma che registro hai? Di Giumanci? Scusa, deve essere stato un terribile incidente perché nessuno nasce così, oh, retta. Ha finito? Finisce così?
Porca noia. Sì, va bene. Anche col professore Stalker riesci a diplomarti in qualche modo. E avviso, l'ultimo problema per noi giovani, ormai ex giovani. Stiamo cambiando i pantaloni. Sì, per fare. È finito il diploma sull'inizio dell'università, perché ad esempio io non volevo fare l'università e quando il figlio non vuole fare l'università per il genitore è sempre un dramma. E adesso dove ti iscrivi? No mamma, ti iscrivi? Io vado direttamente a lavorare, zero università. Cosa c'è? Cosa ti preoccupi? Tu devi avere una laurea al giorno d'oggi. Ma no, proprio al giorno d'oggi che una laurea ha un valore meno importante rispetto a una volta. Nel 2015 se non hai una laurea non sei nessuno. Tu ce l'hai una laurea. No, sì. Stacca il folletto, dimostrami che la laurea... Pinta rosso. Sì, dimmi che la laurea sono stai zitta. Stai zitta tua madre. Stai zitta mia madre. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Tipo? Ti ho allattato. Mica che sacrificio che hai fatto. Tu devi portarmi rispetto. No, se si parla della mia vita, quindi decido io. Come ti permetti? Mi permetti? Dopo che ti ho cresciuto. Va bene. Tu che sei un figlio ingrato. Non sono ingrato, ma... Sei stupido. Vabbè, sarò stupido. Sei un cretino. Sì. Sei un deficiente. Mi fa piacere. Sei un maledetto. Stai esagerando. Sei un reietto. Reietto. Sei un idiota. Idiota. Sei un imbecille. Imbecille. Tu lo sai cosa sei. Lo sai cosa sei. Cosa sono? Tu sei un figlio di... Ecco, arriva il ditino, la madre in qualsiasi momento della vostra vita dice una frase che tutti ci siamo sentiti dire almeno una volta, chi centinaia, chi migliaia, confermateci se sbagliamo. Per una volta che ti chiedo una cosa. Questa frase la madre, tutte lo dicono, la madre rinfaccia al figlio tutte le domande che il figlio le ha fatto nel corso della vita, per una volta che mi chiedi una cosa, perché il figlio crede e chiede un sacco di domande ai genitori, soprattutto alla madre, e crede a tutto quello che gli dice la madre. Il problema è che finché rimangono a casa, le cose che ti dice tua mamma, va bene. Il problema è quando tu esci di casa e ti fai le figuracce con i tuoi compagni di scuola, spacciando per vero quello che ti hanno detto a casa. A scuola, io faccio il bambino. Lo sai che io sono il bambino più bello del mondo? Perché? Perché me l'ha detto mia mamma. Cosa c'entra? Tutte le mamme vedono bellissime. E lo sai che tu sei un bambino stupido con dei problemi? Ma perché? Perché me l'ha detto mia mamma. E lo sai che morirai da sola senza amici, dissolto dal calore di questa piramide? Perché me l'ha detto mia mamma. Sì, ma... senti, lo sai che tuo papà ha il pisello più piccolo del mio? Perché? Me l'ha detto tua mamma. Grazie. Uscite dalle piramidi, yes. E c'è il cinema qui vicino. E abbiamo trovato questa bellissima, aspetta che non so se cartellone, questa cosa, esatto. Vedi in basso, vai. Questa cosa. e abbiamo dovuto assolutamente fermarci. Esatto. Quindi siamo appunto dovuti fermare. Come potete vedere siamo sudate. Molto, perché fa un caldo tremendo. Ma questo non ci ha impedito di fermarci. No, infatti, a fare mezzi video foto, i miei capelli fanno schifo. Comunque niente, adesso ce ne torniamo nel nostro super mega iper gigante paese. Boia! Ci faremo un giretto e poi andremo al cinema. Cinema. Quindi ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci tornate. Yes, siamo appena tornate da Vicenza. Adesso siamo a casa mia perché aspettiamo la cena per asporto. Sì, e se te mi sembra nulla, vabbè. Ho la canottiera, non vi preoccupate. E insomma, comunque, proviamo a dire un po', diciamo, l'esperienza. Allora, diciamo che siamo rimaste un po' disappointed. Perché, cioè, insomma, ci aspettavamo che comunque si fermassero almeno 10-15 minuti a fare un po' di foto, esatto. Invece andavano da una parte all'altra e non si capiva, esatto, cosa dovevano fare. Erano anche tipo un po' sconcentrati, cioè, un po' scazzati. Esatto.
E sono andati via, non ho sotto nessuno, se ne sono andati e noi tipo rimasti là come due deficienti. Esatto. Dopo 3 ore di spettacolo in piedi a far niente, solo esatto. Per aspettare la loro foto. E quindi purtroppo... Nada. Però, diciamo, però, nella sfiga... C'è stata una piccola fortuna. Esatto. C'era un altro comico che presentava. Che a cui non abbiamo chiesto nulla. Esatto. E da nulla ci ha dato la sua cartolina con, yes. Con l'autografo, questo qua. Malta. Sì, che è quello che faceva uguale. Per farci capire il killer su Colorado e ha fatto anche il principe con quella che diceva figo! Esatto. Quello, e io aspetta, lei ha trovato la seconda stagione di American Horror Story a 12 euro al posto di 40, quindi ho approfittato euro. Bene, dopo questo... Andiamo a cenare e ci sentiamo quando ceniamo, così vedete le bellissime delizie che abbiamo preso. E dopodiché? Dopodiché? Beccatevi questa. Beh, a dopo. Ciao. Ciao. Cinema, stiamo facendo una passeggiata per al chiaro di luna, per digerire che non c'è la luna, vabbè, e si vede tipo il laghetto, cioè avete visto la ripresa del laghetto prima, di sera, bella figura, molto suggestivo, esatto, e in ogni caso ci risentiamo. Stiamo aspettando la proiezione, ma come vedete... Schermo ancora spento. E siamo ancora da soli in sala, quindi... Sì, tanto meno. Tanto per fare la famiglia. Quindi direi che ci sentiamo... Dopo il film? Sì. Oppure verso la fine del film. Esatto. Quindi. Con i commenti, perché saremo già pronti con i fazzoletti. Soprattutto io. Esatto. Perché lei non piange coi film, lei piange coi libri. Esatto, ma dipende, cioè non è detto piango coi film. Ma sai che stavo per piangere anche con un libro una volta? Ah, sì. Io piango col film. Ma non ho più caldo. Beh, vi diremo dopo se diamo pianto o meno. Esattamente. Quindi a dopo. Ciao. Facciamo sempre la linea. Siamo bene. Tornate. Siamo appena uscite dal cinema, sì. Guardate, non guardate le nostre facce. Cioè, non per dire, ho pianto qua, non so colpa delle stelle. Anch'io, due volte ho pianto. Uguale. Due. Alla parte quando è morta lei, Ruth. E quando e c'è stata l'asta, sì. Che lui ha fatto il mega discorso della lettera. Sì. Comunque bello. Sì, sì. Due ore è dura. Sì. Vabbè, minuto più, minuto meno, non è che siamo stati a raccontare. E ora ci manca solo che prendere il libro, perché avevo letto solo una parte su internet, ma adesso vogliamo il libro fisico, capito? Fisico. E materiale. Leggerlo? Beh, molto meglio avere i libri. Sì, esatto. I mattoni. E probabilmente faremo anche tutte e due una recensione, quindi... altri video nuovi, esatto, ovviamente sui canali singoli le recensioni, sì, quindi andate a vederli, l'altro canale c'è il link, esatto. Quindi, ecco, e direi che il vlog è finito visto che è tipo l'una di notte passata e io domani alle 8 vado a lavorare, ecco, e adesso deve farsi mezza pausa per tornare, vabbè, un quarto d'ora sono a casa, vabbè, sì, quello sì, però e ho un crampo al braccio sì, e poi ci stiamo accecando, quindi direi quindi che ci si vedrà la prossima, buonas noches, ciao.